Buongiorno, aggiorniamo la strategia, l'ultima di questo 2017. 2017 che si è rivelato alla fine molto più positivo di quello che ci si aspettasse all'origine. Ricapitolando, ricordiamoci che un anno fa si pensava che fosse il punto di svolta delle politiche monetarie, quindi con una importante revisione del profilo di tassi di interesse. Cosa che per la verità è avvenuta nella parte a breve delle curve, specialmente in America, dove la Fed ha continuato a rialzare i tassi e ci aspettiamo lo concluda l'opera con l'ultimo rialzo ormai a metà dicembre. Ma il resto degli asset classes, tutto sommato, alla fine ha retto bene l'impatto e lo sappiamo bene, lo ha fatto perché le banche centrali da un lato parlavano di tapering, di fine delle loro politiche di sostegno, ma dall'altro quest'anno hanno continuato a fornire o a fare sì che rimanesse nel mercato una dose massiccia di liquidità, 2.500 miliardi rispetto al 1.000 miliardi circa degli anni passati. Ora, la novità per l'anno che viene è che la proiezione dei dati che conosciamo su questi valori, sulla creazione di liquidità da parte delle cinque maggiori banche centrali, porterà questo valore a 500 miliardi. Insomma, è ovvio che questa volta di nuovo è lecito a prepararsi al venir meno di tutto questo sostegno della liquidità. Per il resto i dati economici sono stati abbastanza positivi. In America forse una piccola delusione ancora è arrivata dai salari, che continuano a non mostrare la progressione che ci si aspetterebbe visto il regime abbastanza tight, insomma, sul riscaldato del mercato del lavoro, disoccupazione molto bassa che in questo momento non si traduce in inflazione. Questo mistero, come l'ha chiamato la Yellen, devo dire perdura. Questo fa sì che rimane una dicotomia, una disconnessione tra valutazioni azionarie ancora buone perché prezzate sulla crescita e obbligazionarie che sono buone anche queste perché prezzate sulla mancanza di inflazione. Se però hanno ragione i banchieri centrali e se hanno ragione anche i nostri economisti che si aspettano per l'anno che viene una sorpresa positiva di inflazione rispetto alle attese del mercato, è ovvio che questa dicotomia, questa contraddizione tenderà in qualche maniera a risolversi e dovrebbe, nello scenario migliore, risolversi soprattutto a danno dei bonds. Quindi la raccomandazione ovvia che dal punto di vista strategico per i prossimi mesi, in parte già incorporata nelle nostre raccomandazioni, è quella di essere piuttosto attenti, piuttosto cauti sull'esposizione obbligazionaria. È chiaro poi che in un contesto dove finora è andato tutto bene, anche la volatilità si è molto tranquillizzata, nulla fa pensare che entro fine anno si debba rompere l'incantesimo, anzi ci sono buone notizie sul fronte americano, per esempio per quel che riguarda la riforma fiscale che è stata passata al Senato, verrà rivista, ma sostanzialmente insomma in qualche momento o tra fine dell'anno e inizio dell'anno prossimo dovrebbe vedere la luce e quindi insomma salvo problemi geopolitici, Arabia Saudita o giudiziari per Trump, che comunque vedremo insomma prima di risolversi in un problema serio di impeachment evidentemente ce ne vuole, salvo incidenti di percorso, sostanzialmente l'anno si dovrebbe concludere abbastanza bene. I temi preoccupanti di cui parlavamo sopra riguardano soprattutto l'anno prossimo, ma lì ne riparleremo. Intanto buone feste, buon Natale e buon fine anno.